Heng Su è morto. Xiao non sarà certo contento. La Cina diventerà furiosa. I tuoi uomini farebbero meglio... Fate venire immediatamente la squadra difensiva d'emergenza. Tu stai bene? Non preoccuparti di me. Ferma Logan. Hai il vaccino di Xing. Non puoi permettere che riesca a fuggire. Lo fermeremo. Chiudo. Idiota. Sì, stai facendo davvero un ottimo lavoro. Ho capito, bene. Ok, prendi l'unità 1 e andatela fuori. Voglio quell'elicottero. Sì, signore. Eh già. Biolaboratori dell'agenzia. Hai ottenuto il vaccino per Lian, ma l'edificio è ora in stato d'allerta. Sei rimasto intrappolato nei laboratori di biosintesi e hai deciso di rinunciare al travestimento, ormai superfluo. Il tuo obiettivo ora è uno solo, uscire di lì. Raggiungi l'uscita a livello della strada ed incontrati con Teresa, che ti sta aspettando con un elicottero nel luogo prestabilito per la fuga. Stevens ha mobilitato una squadra di difesa d'emergenza. Queste truppe d'assalto saranno dotate di tenute antiproiettile complete. Finché non avrai trovato un modo di ucciderli, avrai una sola possibilità: fuggire. Esatto. Apri subito questa porta! Esatto, ragazzi, qua è un casino. Oh, che cazzo! Apri subito questa porta! Esatto, qua bisogna far scoppiare... È vero, me l'ero dimenticato che le pozioncine... erano praticamente degli esplosivi. Hanno dei completi antiproiettili, non posso colpirli. Dannazione. Esatto, per cui cosa dobbiamo fare? Come ci ha detto il suggerimento, fuggire. Oh, porca troia. Minchia, ce l'avevo di faccia. Sì, ragazzi, ora io qua mi dovrei ricordare dove andare, ma è un casino, io non me lo ricordo proprio. Credo di dover andare comunque nell'altro condotto. Perché sennò rifaccio praticamente la strada di prima. E dalla strada di prima è un vicolo cieco. Esatto, qua dovrei trovare l'M79 da qualche parte. Oh, porca puttana. Sì, vabbè. No, cazzo faccio. Madonna, ma... mi sa che devo andare veramente di qua. Perché loro mi inseguono. E io invece devo andare da questo lato. No, qua è chiusa la porta. Ma porca puttana. È un cazzo di labirinto sto posto. Dai. Sì, è proprio una sorta di caccia al topo. E ti devi ricordare tutte le zone, i cunicoli, e io ovviamente non me li ricordo. Ci mancherebbe. Che dopo 20 anni mi ricordi
L'agenzia tiene parecchi cadaveri qui dentro. Mi piacerebbe avere una lista di questi nomi e confrontarla con una di persone scomparse. Persone importanti scomparse nel nulla. Sì, la gente scompare in continuazione. Tu tieni gli occhi aperti, l'agenzia si è mobilizzata. Sono certo che ti stanno cercando. Quanto tempo conti di metterci? Sono quasi fuori dal laboratorio, sarò lì presto. Chi è quello lì? Già, niente proprio di meno che Anton Girdè, ovvero il piromane che abbiamo ucciso praticamente nel primo Siphon Filter. Quello con le bombole di gas che faceva "dove credi di colele?" al parco. Poi facciamo attenzione perché se non moriamo. Nei condotti! Qua dovrei trovare l'M79 adesso. Esatto. Che ha solo 5 colpi, tra l'altro. Scusa, ma da qua non potevo uscire? Non dovevo uscire ora? No. Non mi ricordavo di dover tornare indietro da qua. Sinceramente parlando, anche perché non credo che ci siano altri condotti. Io mi ricordavo che da là dovevo uscire. Infatti, da là, da dove c'erano le armi, forse c'era un altro condotto. Aspetta, fatemi. Allora, lì è da dove siamo arrivati noi, giusto? Ah, ecco, infatti, sì, esatto, qui c'era l'altro condotto. Madonna, queste telecamere al contrario, le odio. Veramente ricordarsi tutte le cose dopo tutti questi anni è incredibile. Questi li dobbiamo evitare. Non devo sparare a tutti perché i colpi sono contati. Questo sì. Ups. Ah, ecco, qui c'è, sì. Esatto, a questo dobbiamo sparare perché c'è il condotto. Questo è praticamente tutto un livello condotti, scendi, uccidi due o tre nemici, condotti, eccetera, Teresa, eccetera. Ho raggiunto un vicolo cieco, devo tornare indietro. Ho bisogno che mi trovi un'altra via di uscita. Non posso, Gabe. È l'unica via libera. Dovrebbe esserci un altro condotto sotto di te. Puoi raggiungerlo? C'è un solo modo per scoprirlo. Sì. Qua dobbiamo tenere premuto praticamente il tasto avanti. Ecco, e far appendere... Ovviamente possiamo anche cadere se non teniamo premuto avanti e finire a ragù, letteralmente a ragù. Esatto, Ramirez è morto. Ramirez? Dannazione, Chess, dove diavolo sei? Altre munizioni per M79 che ti servono qua per eliminare questi. No! Ah, non l'ho preso lo stesso, godo. Ok, questi li possiamo uccidere tutti in realtà. Oddio! L'ascensore dovrebbe essere la fine, giusto? Forse non questo ascensore. Oh merda!
Madonna mia, questo proprio di faccia mi è arrivato. Ma io mi ricordavo che l'ascensore... Ah, forse è perché non li avevo uccisi tutti? No, allora non era questo l'ascensore. C'è un altro ascensore che devo... che devo raggiungere. Allora, io posso capire che non mi ricordo il gioco, però cazzo, cioè, sono completamente bloccato, cioè non posso andare da nessuna parte. C'è un altro condotto qua che non ho visto. Ma non ce n'è condotti. Ah, ecco. Gabe, ho sbloccato le porte degli ascensori, ma l'energia è stata disattivata. Dovresti essere in grado di aprire le porte manualmente. Io non posso fare di più, dovrei uscirne nella maniera più rischiosa. Me la caverò. Esatto. Oh merda. Ma porco d'inci. Vabbè, sì, qua è proprio zero. No, no, ma dai. Cioè, pure con le fiamme. Ok, ora è fine livello. Esatto. Io capisco che il gioco veramente non me lo ricordo, perché sono onesto, io dico le cose come stanno, non me lo ricordo, è passato troppo tempo, mica però, cioè veramente alcune cose sono veramente assurde. Voglio questo posto blindato, non fate uscire Logan da qui per nessun motivo. Se Lian assume il vaccino, il suo plasma sarà inutile per noi. Sì, lo so bene. Unità 1, dove siete? Stiamo controllando i tetti a sud del complesso dei laboratori. Logan è fuggito. Trovate subito quell'elicottero. Ci pensiamo noi. Sto arrivando. Fermerò Logan anche se dovessi farlo con le mie mani. Situazione pericolosa. Porta i tuoi rispetti a Girdo. Trofeo guadagnato. Ok, salviamo. Quanto abbiamo registrato? Ah beh, pochino. Va bene, facciamo anche... vediamo la prossima missione, anche perché la prossima missione è un po' lunghetta, in realtà. Adesso siamo nelle strade, siamo appunto nei bassi fondi della città, quindi... Sei riuscito a raggiungere le strade della città. Teresa ti sta aspettando con un elicottero sul tetto di un garage a mezzo miglio da dove ti trovi in questo momento. Raggiungi l'elicottero e sarai finalmente al sicuro. La polizia di New York ha saputo degli scontri tra te e gli uomini dell'agenzia e ha spedito squadre di SWAT nella zona. I poliziotti ti credono uno dei responsabili degli incidenti di Washington e spareranno a vista. Evita ogni contatto, ma aiutali se necessario. Ovviamente. Teresa, sono in strada. C'è una squadra di SWAT che si dirige verso di te. Sembra che l'agenzia voglia la guerra. Dammi la tua posizione, sto venendo a prenderti. Negativo. Dannazione. Gabe, la tua faccia è stampata su ogni muro di ogni distretto di polizia del paese. Sei un terrorista ricercato. Quei poliziotti spareranno senza fare domande. Non preoccuparti degli SWAT. Proverò ad aggirarli. Nel frattempo tu non muoverti. Nei laboratori mi sono imbattuto in un ostaggio e gli ho dato la tua posizione. Potrebbe arrivare da un momento all'altro. Ok, d'accordo. È la stessa cosa che hai detto all'Expo Center. Ehi, ti ascolto. Ma non è detto che faccia sempre ciò che dici. Ecco, già sento dei passi. Allora, qui c'è un giubbotto antiproiettile. E questo me lo ricordo 100% perché me lo ricordo. E ora qui, ragazzi, si comincia l'avventura dei bassi fondi. Qui ora dovrebbe spuntare un nemico dal vicolo. Aia, oh! Ma che cazzo di Milano?
vabbè, ciao. Ciao proprio. Loro mi colpiscono da qualsiasi direzione e io per colpirli devo pregare in aramaico. Questo è qua dietro, se non sbaglio. Mi ricordo che era tipo qua dietro. Sì, eccolo. Questo forse aveva addirittura il botton di proiettile. Lo so. A volte me le ricordo un paio di cose. Qui adesso dovrei sfondare la porta. Cioè, prima spacco questo. Ah, non la sfondo. Oddio. Merda. Teresa, l'agenzia sta chiudendo tutte le strade. Ci provo. E ci provo a fare io però. Si lanciano le granate così come se stessimo giocando a rimpiattino. Ma guarda questo! Madonna che... Poi guarda, mi fanno gli assalti, poi io non capisco perché non mi spara, io veramente, boh... Cioè tipo devo distruggere il tasto quadrato per spremere, per sparare. Cioè proprio sto distruggendo un DualSense da 60 euro per giocare a sto cazzo di gioco. Proprio lo sto distruggendo. Madonna, guarda che casino. Non ce l'hai una granata? No, l'M79 in realtà no, lo voglio... Questo non ricordo se fosse il giubbotto antiproiettile. Sì. Cioè io mi ricordo che queste casse col giubbotto antiproiettile non le ho mai utilizzate in tutta la mia vita. In tutta la mia vita. Gabe, sto intercettando le comunicazioni radio degli SWAT. Degli agenti sono sotto il tiro dei cecchini. Ci penso io. Ecco, ora devo anche aiutarli tra l'altro. Sì, questa sarà una zona in cui poi dovrò aiutare anche gli agenti. E ovviamente gli agenti su altri test. Vabbè. Così. Nemici random, giubbotto antiproiettile. Come volete voi. Era qua che dovevo scendere? Sì, forse sì. Resisti, Ross! Sto arrivando! Esatto, vedi, quello è uno degli SWAT. Che però al momento devo evitare. Se non mi ricordo male, ora lo ammazzano pure. La squadra di SWAT. Ah no, e allora sì. Prima devo andare da qua. Infatti, perché quello è morto.
Attento, Gabe. Questa trappola può crollare in qualsiasi momento. Teresa, non posso raggiungere i cecchini. Controlla se l'edificio ha un sistema antincendio. Sì, c'è. Lo switch per attivarlo deve essere lì intorno, sempre che funzioni ancora. Eccolo qua. Trovato. Gli SWAT tengono duro? Sono sotto una pioggia di piombo. Ci penso io. Bello questo termine sotto una pioggia di piombo, lo utilizzano praticamente sempre. Allora sì, questi me lo ricordavo che non avevano giubbotto antiproiettile. Però se non sbaglio, no, tento le fiamme. Veramente mi sto distruggendo le mani e mi sto distruggendo anche tutto. Sto distruggendo tutto praticamente per giocare. I comandi secondo me li dovevano sistemare. Oddio, non lo ricordavo che il cecchino riuscisse a buttarsi così. Io mi ricordavo che si rintanava lì nella casa e ti cominciava a sparare a caso. Eccolo. No, non è lui il cecchino. Vedi, se resti ad altezza d'uomo e miri, è abbastanza semplice la situazione. Se invece per qualsiasi motivo sono loro che si abbassano e iniziano a fare zig zag. Fermo! C'è gente, servono rinforzi. Oh oh. Ecco, come in questo caso. Però io questo qua lo lascio qua. Lo tengo. Questi li possiamo eliminare. E ora qua c'era il cecchino? Era qui dentro? Sì. Perfetto. Ora possiamo uscire. E possiamo andare verso quella stradina dove stavamo andando poco fa. Questa. Madonna, poi odio il fatto che non spara subito. Gabe, sto ricevendo una richiesta di aiuto da un agente ferito. La sua compagna è in trappola. Ok, vado. Altri poliziotti da salvare. Fermo! Getta le armi, metti le mani dietro la testa e sdraiati a terra. Esatto. Minchia, doppio giubbotto antiproiettile. Puttana Eva. Ok, questi ora li ammazziamo per riprendermi il giubbotto. Merda! No, vabbè, io non ho parole. Niente, vabbè, lasciamo perdere. Ok, non siamo. Servono rinforzi, agente a terra. Non siamo tanto lontani.
dalla fine. Chi sei? Non importa, cosa succede? Il mio compagno è in trappola, in quell'edificio. Due cecchini guardano il cortile, non posso raggiungerlo. Ok, vai avanti, ti copro io, d'accordo? Ok, vado. Io starò qui per averli meglio a tiro. Tu fai in fretta, cercherò di tenerli occupati per un po'. Dannazione! Minchia! Dannazione! La beccata proprio instant proprio. Vabbè, sì, ciao. Dannazione. Sì, ma veramente, ragazzi, cioè, voi non avete idea di quanto sia frustrante. Ok, però sono senza giubbotto antiproiettile, questo è un dettaglio che avevo perso. Madonna di Dio. I comandi sono comunque una merda. Ok, ci siamo. Muoviti, ora ti copro io. Ok, perfetto. Jack, mi senti? Jack, stanno arrivando i rinforzi, tieni duro. In bocca al lupo. Fermo! Non posso lasciarti andare. Mi dispiace. Getta le armi e metti le mani a terra davanti a te. Ascolta, non ho tempo da perdere. Tu stai finendo le munizioni. Ti conviene pensare al tuo compagno prima che faccia una brutta. Ok. Quindi anche lei, giustamente, mi caccia. Però l'abbiamo aiutata, quindi questo era l'importante. Ecco, nemici che spuntano a caso, con giubbotto antiproiettile, perché giustamente credo che non poteva essere altrimenti. Vabbè, abbiamo full armatura. Ecco qua. Ce n'è un altro. Forse da qua lo riusciamo a prendere. Avevi giubbotto anche tu? Vediamo quanto gli ho sparato. Ah sì, avevo il giubbotto. Però vedete, l'ho colpito nelle mani praticamente. E il giubbotto lì non valeva più. Ecco perché diciamo il giubbotto antiproiettile è forte. Oddio. Ho rifatto il giro. Madonna, poi il poliziotto qua che mi fa colpo alla testa è veramente incredibile. Allora, se però non ricordiamo male, almeno se non ricordo male, forse io dovevo salire. Io dovevo trovare un modo, se non sbaglio, per salire, giusto? Teresa, ho eliminato l'ultimo cecchino. Sto arrivando da te. Notizie di Chance? No. Ah, no. Eliminato. Ok, ora dovrebbe finire il livello, perché il tempo che scendo c'è Morgan, esatto. Teresa, dove diavolo? Getta l'arma, Logan. Non vorrai vedere il cervello di un poliziotto innocente schizzare sul muro, vero? Stevens. Ora. Non farlo, mi ucciderà comunque. Così ora assassiniamo innocenti agenti di polizia. Dovevi starla a sentire, Logan. Eh già, purtroppo l'ha uccisa lo stesso. Maledetto. Va bene, signori, adesso abbiamo fatto un buon minutaggio, quindi prossime missioni saranno... Se la prossima sarà l'ultima puntata addirittura, perché adesso ci sono le fognature e poi il boss finale. No, c'è anche Morgan in mezzo.
Non lo so, forse ci saranno le ultime due puntate. Una barra due puntate, in base a quanto riesco ad essere veloce. Potrei fare anche un'unica puntata, però vediamo. Niente ragazzi, detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!